Penso che la norma che prevede, anche se io non ho letto i testi, quindi mi baso sulle, diciamo, su quello che i giornali hanno riportato, ma l'eventualità di una previsione di un coprifuoco alle 22 fino al 31 di luglio è una misura folle, folle, devastante, assolutamente irragionevole, inutilmente punitiva, devastante per il nostro sistema economico, devastante per, per il nostro turismo e che non ha alcuna diciamo logica in tema di contrasto alla pandemia, dal mio punto di vista come unica logica quella di tentare di diciamo tenere gli italiani chiusi il più possibile dentro casa. Ma come ho detto a Mario Draghi quando lunedì siamo stati a trovarlo per la vicenda del PNRR, alla fine abbiamo parlato un po' di tutte le materie, non è nelle prerogative del governo di una nazione democratica stabilire quando e se la gente può uscire di casa. Quello che compete all'esecutivo di una nazione democratica sono i protocolli comportamentali per combattere la pandemia. Significa, non sono io che devo stabilire quali siano i protocolli, questo lo fa il governo sulla base del suo confronto con gli esperti, distanziamento, mascherine, anche più stringenti, distanziamento 10 metri, 10 metri. Vale per tutto, quelle sono le regole, basta. Ma il governo, dopo più di un anno dall'inizio della pandemia, non è più nella condizione di poter dire se io posso uscire di casa, se posso aprire la mia attività, se posso lavorare, se posso andare a scuola, se non posso farlo. Mi deve dire quali sono i protocolli comportamentali. Per cui io penso che la misura sia intollerabile. Se verrà confermata, noi abbiamo già annunciato che siamo pronti anche a organizzare delle iniziative su questo tema, perché davvero questa cosa non si può fare.